Allora, siamo in compagnia di Dorian Sari, artista della Turchia. Esattamente. Parla bene anche l'italiano, quindi il nostro compito è facilissimo. Ti occupi di arte da molto tempo? Sì, prima dell'arte ho studiato scienze politiche e nel mio arte sono interessato di quello che succede nel mondo dell'attualità. Io cerco tutti i simboli collettivi e emozioni collettive e i soggetti politici che mi interessano tanto. E qua a FIAC faccio un solo mostra con la galleria da Istanbul, si chiama Oktamaykut. Ah. Qua sto mostrando 6 diverse opere. Ci sono le foto sì, con la pietra gettata. Questa è con la pietra, che significato hanno? Cosa vuoi dire? Io ho cercato la relazione tra la vittima e il persecutore. Ah. In generale tutti noi siamo angeli e gli altri sono colpevoli, no? Sì. Questo nella vita quotidiana. Abbiamo sempre ragione e gli altri... Poi c'è la foto, poi. Loro... e le altre persone loro fanno le cose brutte, no? Sì. Sempre le altre sono colpevoli. Ho voluto cambiare questa posizione. Qualsiasi persona guarda questa foto, prendono la posizione della persona che getta la pietra. Sì. Dorian, quanti anni hai tu? 32. Ah, io sei la stessa età di mio figlio. Bello! Ascolta, e ti occupi soprattutto di fotografia oppure? Fotografia, installazione, sculture, faccio anche dei video, anche scrivo un libro. Quest'anno ho avuto una sola mostra al Kunstmuseum Basel, che con il museo ho pubblicato il mio libro dove ho scritto i miei pensieri, le mie osservazioni su quello che sta succedendo nel mondo, sul soggetto di post-truth. Post-truth è l'aggettivo politico che descrive quello che succede adesso nel XXI secolo, nel senso che siamo bombardati dell'informazione ogni giorno, però nessuno sa se queste informazioni sono vere o no. E nello stesso tempo tutte le cose stanno lavorando, funzionando con gli algoritmi. Però gli algoritmi non hanno empatia, loro vogliono solamente che noi consumiamo, capito? Sì, siamo sulla stessa linea d'onda. Sì, esattamente, e siamo ogni giorno, secondo me, ancora di più separati e polarizzati. Ascolta, tu dove abiti, Doria? Io vivo a Basilea, nella Svizzera. Sì. Sì. E in Italia quanto tempo sei stato? 8 o 9 anni fa ho vissuto a Napoli per un anno. E come mai a Napoli? Per l'arte? No, all'epoca quando studiavo scienze politiche ho fatto un anno di scambio. Ah. Sì. Allora, grazie Dorian. Grazie a lei. Piacere.